La posta stellare di Valeria Marini. C'è posta anche nel mondo dello spettacolo per la Marini, perché Luisa Corna vuole chiederti un consiglio. Ah, sì, questo, adoro. Questo. Adoro. Ciao Valeria, allora posta stellare, ho bisogno di un consiglio, vabbè lo sai che sono sposata, eccetera, eccetera. Non so, per il nostro secondo anno di matrimonio, cosa potrei regalare, un qualcosa di speciale a mio marito, però non dirlo a nessuno, eh? Cioè non dire a nessuno del regalo, che tipo di regalo? Allora, che bella, Valeria! Luisa! Ciao Luisa, sei stellare! E tuo marito è stellare come te. Allora, qual è un regalo stellare da fare al marito della Corna? Devi capire lei che cosa desidera. Vabbè, dai, lui. Dai un consiglio pratico. Che regalo si può fare? Un regalo anche spiritoso. Oddio. Intimo, vabbè, spiritoso. Stavo pensando che ci sono delle calze per l'uomo con la giarrettiera stupende. Come delle calze per l'uomo con la giarrettiera? No, vero. Da uomo. Ah, mo te le regalo. Ma che te pare che mi metto le calze con la giarrettiera? Ma sono dei calzini. No, ascoltami, cioè, hanno fatto un anno, mi pare, una linea. Hanno fatto queste calze da uomo. Da uomo che avevano tipo giarrettiera. Ma Stefano non le conosce, anche ma. Stefano non le conosce. Stefano, le conosci? No, allora, Luisa... Giuro che non le ho mai viste. Non è possibile. E non me le fate vedere ce mai. Ce l'aveva un mio fidanzato, un mio amante. Ma amore, ma come... Al 100%. Ma come un tuo fidanzato? L'ho vista io. Cioè, si è presentato con le calze e già giarrettiere. No, aveva tolto una calza che era una so... Eccola, ma ben lì. Super sexy. Perché lo stupisce anche. Se no, un bel... una cosa che lui desidera. Ma me ci vedi con le calze e la giarrettiere? Sì. Sì, perché tu sei sexy. Eh sì, certo, proprio sexy. No, ma guarda, ti giuro che... Senti, è inutile che ci giri intorno. Stamattina mi hai chiamato e mi hai detto una cosa. Mi hai detto che ti vuoi appellare alla nostra email bellama@rai.it perché stai cercando... L'uomo stellare. È come...